In questo video vi mostro tutti i miei nuovi acquisti del mese fatti su Amazon Fashion e me li provo anche. Ciao a tutte, benvenute a un nuovo video. Sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono soprattutto l'autrice di una serie di corsi, libri e manuali, tutti dedicati all'immagine di noi donne over 40. Oggi sono qui per fare un video che in realtà ormai è diventato un appuntamento mensile, che ho visto che vi piace, a giudicare dal numero di visualizzazione, cioè vi voglio presentare il mio fashion haul fatto su Amazon Fashion, dove ormai si trovano davvero tantissimi prodotti, sia di brand assolutamente validi, ma anche e soprattutto di altre marche, e dove quindi è possibile assolutamente fare il nostro shopping di moda. Perciò nel video di oggi vorrei farvi vedere quelli che sono stati i miei acquisti e anche commentarli un po'. Un primo acquisto che ho fatto questo mese sono state altre calze di Wolford realizzate per Iris e Lilly, che è il brand di intimo e mare di Amazon, e questa collaborazione devo dire è graditissima perché permette di acquistare calze Wolford, quindi praticamente le Rolls-Royce delle calze, a prezzi assolutamente accessibili. Ho comprato, ne avevo già diverse per quanto riguarda quelle più pesanti, quindi le 60 e le 80 denari. Questo mese ho comprato questo pacco da due delle 40 denari, quindi abbastanza velate, ma non troppo, fanno una bella gamba e si usano senz'altro tantissimo nel corso dell'inverno, ma anche nelle stagioni di mezzo perché non sono pesantissime. Sono calze ottime, Wolford, vabbè, si commenta da sé, è veramente la Rolls-Royce delle calze, e questa collaborazione con Iris e Lilly le rende davvero super accessibili. A me piacciono moltissimo. Visto che stanno piacendo moltissimo anche voi, anche sul mio gruppo Facebook è nata tutta una discussione in cui tante consigliavano Wolford, e ve le consiglio assolutamente anch'io. Oltre a questo, per quanto riguarda, diciamo, l'intimo, ho comprato sempre di Iris e Lilly, che mi sta piacendo moltissimo, un reggiseno di un materiale morbidissimo color tortora, che va benissimo indossato sotto le maglie bianche. Infatti lo indosso anche oggi con questa maglia qua, ed è veramente comodissimo. Infatti lo sto utilizzando non stop, e me ne comprerò sicuramente subito un secondo perché è veramente super comodo, non ha ferretto, ma lo stesso offre sostegno. È veramente un ottimo modello. Anche di quello, come di tutto il resto, trovate il link qua sotto. Il terzo acquisto è stato un acquisto doppione, anzi, in questo caso è già la terza o la quarta che compro, ed è stata questa maglia molto semplice con il collo V, sempre di Amazon, mi sembra Essentials. Comunque vi lascio il link qua sotto, che esiste in moltissimi colori e anche in alcune fantasie. Esiste per esempio a righe bianche e blu, bianche e nere, io ce l'ho anche leopardata. Comunque è veramente una maglia perfetta, sicuramente è abbastanza sintetica come composizione, ma non si sente, assolutamente morbidissima. Sono quelle maglie super comode di media pesantezza che poi buttate in lavatrice, praticamente non dovete neanche stirare dopo perché escono già perfette, quindi sono comodissime da avere in più colori. Io infatti avevo iniziato comprandola di un bellissimo color beige cammello, poi ho bissato con questa di un colore marrone che non avevo assolutamente nel mio guardaroba, che lega bene con altre tonalità di beige e marrone, un colore molto autunnale, mi piace anche con certi grigi, e ho anche tutti gli accessori, come penso tutte voi, una borsa cuoio ci sta benissimo abbinata, e quindi mi permette di fare tanti abbinamenti innovativi. L'ho voluta anche panna perché, come ormai sapete, io mi vesto molto di bianco e di panna anche nelle stagioni più fredde, e come vedete questa è quella che ho comprato nuova e che mi sta piacendo molto. Anche questa è comodissima. Di tutto ho preso la S, non volevo una vestibilità troppo attillata e quindi trovo che vestano bene. Ve le consiglio perché sono veramente un must have del guardaroba, un capo assolutamente basic, per carità non ha niente di speciale, ma potete abbinarle davvero in mille modi, e queste sono super comode e anche convenienti. Un altro acquisto che ho fatto questo mese è stato questo vestitino appena appena frou-frou leopardato. Voi sapete che l'animalier a me piace sempre molto, in particolare il leopardato io in inverno lo abbino o al nero oppure al cammello, che trovo che crei un bellissimo
contrasto tra una fantasia, una stampa un pochino grintosa e qualcosa invece di estremamente bon ton, per cui mi piace abbinato così con degli stivali alti. Questo abitino è in cotone, abbastanza leggero, e sotto semplicemente ci metto una sottovestina più pesante. Se proprio siete super freddolose, io non lo sono, ho visto che da Intimissimi si trova anche la versione lunga di quei capi in cashmere, in maglina di cashmere ultra aderente, ultra sottile, che veramente scaldano moltissimo. Io ho le maglie, anche quelle si possono mettere qua sotto, perché essendo il taglio morbido scompare tutto e quindi potete vestirvi quanto volete voi, e lo stesso indossare un bel abitino frou-frou, assolutamente leggerino. Questo mi piace molto, lo metto qua tranquillamente nel quotidiano e anche per qualche serata con un bel paio di stivali fa la sua figura. Tornando un attimino alle maglie, un'altra maglia su cui ho bissato, anzi trissato, perché è la terza che compro, ce l'ho anche nera e ce l'ho anche di un bellissimo color cipria, è questa maglia incrociata. Questa è di una marca che si chiama Daily Ritual, che fa cose, soprattutto abbigliamento diciamo comodo, ma questa è veramente molto carina, ultra soft. Questo incrocio non si apre troppo, e se si apre è facilissimo chiuderlo con qualcosa, sia una spilla visibile sia un puntino sotto, potete anche dargli un puntino con ago e filo e lasciarla così. A me non si apre particolarmente, ed è di un bellissimo grigio, un grigio felpa chiaro e bello luminoso. Quella nera e quella cipria ormai sono diventate dei must have, le sto mettendo tantissimo, e quindi ho deciso di prendermela anche grigia. Sono morbidissime, veramente felpatissime, indossarle è un vero piacere, anche se state semplicemente in casa, siete sempre in ordine, sempre a posto, e sono super comode. Naturalmente come scelta di colore le trovate anche in diversi altri colori, non dovete per forza prenderla come ce l'ho io. Tra l'altro non è lunga, quindi non vi crea diciamo dell'ingombro attorno all'altezza dei fianchi, ma termina poco sotto la vita, e quindi anche una bella lunghezza da indossare per esempio con tutti i pantaloni e i jeans a vita media, vita alta. Passando invece agli accessori, ho comprato per sfizio, proprio perché mi sembrava carino, questo bellissimo marsupio pitonato. Voi sapete che il pitonato è un colore che mi piace molto, e questa la vorrei mettere per esempio anche sopra i cappottini, così come accessorio moda. Tra l'altro ero convinta che fossero scomode, invece no, si apre qua la cernierina e poi si estrae quello che serve. Sono anche più comode delle borse, però mi piaceva soprattutto diciamo come elemento decorativo. Tra l'altro ho anche un paio di vecchi stivaletti perfetti da abbinarci, quindi a me il pitonato piace in tutte le salse, soprattutto piccoli tocchi su tanta tinta unita, e quindi sicuramente lo indosserò tantissimo questo marsupietto. È assolutamente in pelle vegana o ecopelle, quindi anche il costo è molto molto limitato, ma trovo che regali un tocco carino a tanti outfit. Quanto riguarda invece le scarpe, siccome sto strausando i miei anfibi di Nero Giardini, che ho visto che sono piaciuti moltissimo anche qui sul canale, che molte hanno comprato e anche i feedback sono stra positivi, alla fine non ho resistito e ho bissato anche qua, e ho comprato questi della Doc Martens, che avevo detto che non avrei preso perché alcune dicono che sono scomodi, ma alla fine, parlando con una persona che indossa Doc Martens da una vita, l'amica Laura, lei mi ha detto: guarda, sono scomode i primi 3-4 utilizzi, ma poi diventano morbidi come un altro paio di stivaletti, e così, siccome sono anche un pochino diversi dai Nero Giardini, li ho comprati. Adesso effettivamente non li ho ancora messi, per cui vi saprò dire come andrà. Questo in particolare è il modello Jadon, non so come si pronuncia, hanno la cerniera, questo li rende assolutamente comodi e veloci da infilare e sfilare. Mi piace molto questa suola platform, mi piace il dettaglio delle cuciture gialle tipiche del brand. E quindi, visto che continuo anche a strausare i Nero Giardini, ma è una calzatura che ho iniziato a indossare così tanto, ho deciso che un secondo paio poteva farmi comodo. Vi saprò dire se è vero che dopo il terzo o quarto utilizzo diventano morbidi come il burro, e se è proprio così. Oltre a questo, ho comprato anche un pigiamino un pochino flanelloso, con il pantalone a quadrettini e sopra tinta unita, che adesso non ho qua da mostrarvi perché lo sto usando, quindi è sotto il mio cuscino.
E poi ho comprato delle maglie del brand Good Threads da uomo, perché i miei figli, dopo che gliene avevo regalate alcune, ne hanno volute altre in altri colori perché si stanno trovando molto bene. E così alla mia pagina Amazon, dove raccolgo tutti i miei preferiti, i prodotti che provo e che approvo, ho messo anche la sezione uomo, dove raccolgo le cose che a loro stanno piacendo molto, perché sono effettivamente valide e di buona qualità. Quindi se dovete fare qualche regalino, se volete dare un'occhiata per i vostri figli, mariti o compagni, lì trovate anche alcuni suggerimenti, ecco, di cose della moda uomo. Ho trovato anche, tra l'altro, dei maglioni di cashmere stupendi di un brand 100% made in Italy, anche quelli li ho linkati, e penso di fare qualche regalo per Natale qua in famiglia, perché effettivamente sono molto belli e hanno anche dei rating, dei giudizi, insomma, molto molto buoni proprio sul sito Amazon. E anche quelli, appunto, li ho linkati sulla mia pagina nella sezione dedicata alla moda uomo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel like, un bel pollicione in su, e naturalmente iscrivetevi al canale per non perdervi neppure i video che farò in futuro. E con questo vi saluto e vi auguro un'altra splendida giornata d'autunno. Ciao!